buongiorno anche. Buongiorno, sì, Quindi direi in dipende questo da dove vi caso. trovate. Sì, beh, Buonasera buonasera Maurizio, Maurizio. buon pomeriggio Cesco e anche Ok, allora dai, presentiamoci rapidamente come anche per le altre interviste. a me. Siamo qui riuniti per chiacchierare sul Mochalunt, il campionato di giochi astratti a squadre A squadre mondiale, nazionali, squadre esatto. nazionali. Allora, intanto mi presento io, sono Cesco Reale, ho organizzato per molti anni il Festival Italiano di Giochi Matematici, collaboro da molti anni anche con il Museo Svizzero del Gioco e l'anno scorso abbiamo lanciato questo Mochalunt, questo campionato di giochi astratti a squadre. Nel 2020 ho anche organizzato il Simposio Italiano Abstracta, il Simposio Italiano di Astrattisti. Da cui poi è venuta Frasco? fuori la pandemia. I Esatto, sì. primi infetti sono venuti da lì. Sì. No, scherzo, scherzo. Frasco, hai? Io nulla, io cosa... No, dico, vuoi Ma presentarti? mi No? piacciono i giochi astratti, ovviamente. Sono appassionato di scacchi da quando sono piccolo. E poi Hive è uno dei miei preferiti. Mi sono messo a cercare di portare, come si dice, far aumentare la comunità, ingrandire la comunità di Hive internazionale. Poi sono andato a simposio a Milano organizzato da Cesco e mi sono innamorato di tutti i mille altri giochi e tutti questi eventi e quindi ora collaboro e cerchiamo di portare avanti i più eventi possibili. E niente. Basta. Bene, grazie Frasco. Allora abbiamo Mamma mia. ospite oggi Maurizio De Leo. Ciao Maurizio, in connessione da... Ciao, ciao. Età 91. Decidete voi se è l'anno di nascita o l'età. No, ho detto in connessione da... Oh, in connessione da Singapore. Sì, ma Maurizio De Leo, collezionista soprattutto di giochi astratti e a tempo perso giocatore. A tempo Passione perso, tempo cominciata. perso. A tempo perso, vincitore anche Esatto. del campionato. No, cos'è stato? Sei arrivato secondo al campionato astratti Sì, dell'MSO, sì. delle Olimpiadi. A tempo perso piazzato Ecco. in parecchi tornei. Dice, una passione cominciata, diciamo, nel secolo scorso, inizialmente con il Go e la Dama, e poi sviluppatesi. Scusate se mi scappa qualche termine inglese, non mi è mai Sei successo, ma stando a perdonato. Singapore. Mei guan xi, scusate se mi scappa qualche termine cinese ogni tanto, ma... Sì, basta che ci capiamo. Ma sì, diciamo, diffusasi un po' a tutti gli astratti, quindi il mio motto è giocare tutti gli astratti, ma male. Bene. Come me, come il mio, io però ci riesco meglio di te a giocarli male. Tra l'altro, Maurizio De Leo, sei stato partecipante del Non Solo Go nel lontano 2002, no, forse 2004, 2003-2004, quegli anni lì. Esatto, 2003-2004, sì. quindi come ho già ricordato alcune volte. Come? Uno dei primissimi tornei multigioco, penso, organizzato appunto da Cesco nei Sì. primi anni 2000, quindi... Io ero all'università e avevo organizzato questo torneo multigioco. Nel 2003 fu una serie di nove tornei, nove serate di tornei vari, Otello, scacchi cinesi, eccetera. E sentii, ero, non so perché, in contatto con Maurizio, forse per qualche torneo di Go, e gli dissi per telefono: ah sì, adesso, che ne so, settimana prossima facciamo il torneo di Gomoku. Ha detto: no, quando è? Dimmi che vengo. È venuto apposta da Milano a Pisa per farsi una serata il torneo di Gomoku. Ecco, sì. E Insomma, poi la tornare. partita c'era già allora, ecco. In realtà lui aveva capito Go ed è l'aveva No, no. sentito l'ultima parte. È venuto, Ma no, poi è perché arrivato là e ha detto: vabbè.
Ma no, perché Go ce n'erano tanti di tornei. Invece Gomoku, la cosa era proprio quella che probabilmente no, era il primo Gomoku, torneo di Gomoku organizzato in Italia. Italia. Cioè, quante persone c'erano? Esatto, Eravamo una esattamente. ventina, penso, una cosa così. Allora, no, 15-20, una cosa così. so, io ero anche a Pisa in un periodo della mia vita, però credo successivo al vostro. Sì. Quindi non so se c'è stato un momento in cui siamo stati tutti e tre a Pisa contemporaneamente. No, tutti e tre non penso. Forse no. Noi Dubito. due neanche. Quindi no, mi sa di no. Insomma, quindi Maurizio, se vuoi magari parlarci, beh, intanto magari parlarci anche un po' del resto della squadra, se vuoi dirci un po' quali sono i tuoi. Certamente, certamente. Abbiamo una squadra fortissimi, come dicevo. Citazione. Una citazione, ma la squadra italiana molto forte, chiaramente risente della mancanza di due top player che hanno deciso di darsi all'organizzazione invece che partecipare direttamente ai turni, ma comunque composta, diciamo, si arrabbieranno probabilmente, diciamo, da vecchie glorie come Marco Faraci, Pietro Rossi, Alberto Meroncin e anche da qualche nuovo giocatore come Daniele Aurelio e diciamo una squadra che secondo me è più forte di quello che il risultato sta al momento dicendo, ma ci rifaremo come si suol dire, ci rifaremo l'anno prossimo. Si dice Esatto. sempre così. Ne faremo Beh, un'altra abbiamo apposta altre. l'anno prossimo, Sì, solo per esatto. questo. Ci abbiamo anche altre vecchie glorie tipo Luca Cerrato del Fogliaccio degli Astratti e ha fatto un turno anche Marino Carpignano di pergioco.net, tra l'altro. Sì, tra l'altro giocando molto molto bene. Marino è molto forte a Dama Frisoner e anche ad altri giochi. Sì. L'ultima Mind Sports Olympiad ha fatto, non so perché non aveva mai partecipato prima, però ha fatto un Sì, exploit. beh, c'è da dire che se uno ha un background nella dama, insomma, la mia definizione della dama Frisone è la dama più pazza senza incolonnamento. Cioè, tra le dame senza incolonnamento è la variante più pazza, diciamo. No, non so se avete seguito il Board Game Studies quest'anno, c'era proprio un intervento sul confronto tra Dama Frisone, come appunto considerata la dama più aggressiva, Pazza. e altre dame, mi pare forse con la dama internazionale, non ricordo adesso con chi era il paragone, ma si parlava proprio di Dama Frisone. Poi vabbè, tra l'altro era in Olanda, quindi magari c'era anche qualche appassionato in più. Vista la zona, insomma. Era di parte. Io la dama Sì. non ce Vai, l'ho vai, un cazzo ad Francesco. appassionarmi. No, non so perché. Dobbiamo giocare qualche partita, mi devi insegnare qualcosa. Non sono mai riuscito a convincermi della dama. Guarda, neanch'io, ma non dirlo a Maurizio perché sennò si arrabbia, quindi. Poi da scacchista sai, cioè, un po' È un snob po' lì. come il Go, è il gioco più bello di sempre, ma pochi lo sanno, quindi lo stesso vale per la dama. Ah, ok. La differenza è che la dama penso sia molto più conosciuta del Go, però. Ma come famiglia probabilmente sì, ma diciamo come singoli giochi meno. Perché sì, in Italia se chiedi dama giocano tutti quella Sì. inglese, no? Quella No, italiana. qua. No, la dama italiana. In Italia si gioca la dama italiana. Ah, ok. Che è 8x8. Che è 8x8 con le pedine che non possono catturare le dame, mentre la dama inglese è sempre 8x8, regole abbastanza simili, ma non c'è la precedenza di presa e i men possono catturare i king e le pedine Scusa? possono catturare i king. Cosa? Le pedine possono Essendo dama catturare. inglese, i Ok, men le possono pedine traduco per gli ascoltatori. Le Strats, English pedine Strats. possono catturare le dame, ok. Esatto. Ok, senti, a parte la dama, i tuoi altri giochi preferiti? Cavalli di battaglia. Ma chiaramente il Go è quello con cui ho iniziato. Diciamo preferiti, non cavalli di battaglia, perché la mia strategia è conoscere tutti i giochi, ma non bene.
E quindi diciamo solitamente in tornei in cui non c'è possibilità di prepararsi sono avvantaggiato perché penso di essere uno dei pochi che non ha dovuto leggere nessun regolamento finora dei giochi che ci sono stati. Avevo già giocato a tutti i giochi. Ottimo. Però chiaramente se qualcuno poi ha tempo di prepararsi, diciamo giocatori più forti come Andres, come Natasha Rega, come altri giocatori, chiaramente se si possono preparare poi mi battono abbastanza facilmente. Però il mio punto di forza è che ho già probabilmente giocato 3-4 volte a qualsiasi gioco astratto che ci sia in giro, quindi alla prima partita uso un po' questa strategia. E i tuoi Giochi da preferiti? consigliare? Scusa? Sì, i tuoi preferiti, sì. Però se dovessi Sì, scegliere, no. i preferiti tra quelli che ho giocato al Mocha Hunt, No, sicuramente. in In generale, diciamo, ne sono già a parte mille. i grandi classici, Shogi, Go, diciamo, tra i giochi un pochino meno conosciuti, Dobu Tsushogi. tra i Quale? giochi un pochino meno conosciuti mi piace molto Epaminondas, Bravo. che è un O Concordo. Crossing, diciamo, un gioco con dei meccanismi particolari, Cannon. È anche un altro gioco che ha dei meccanismi molto particolari. E paradossalmente Santorini, ho sentito in un paio di interviste tra la vostra e anche una delle Mind Sports che sia Andres che Maciej hanno scoperto, diciamo, Santorini. Santorini e lo hanno apprezzato molto. E la cosa mi fa piacere perché mi ricordo nei primi anni 2000, adesso non so se fosse il 2003 o 2004, io giocavo alla prima versione che è uscita da Gord, senza la nuova versione è molto bella graficamente, ha un sacco di belle immagini, degli idee. La prima versione erano dei quadrati bianchi di legno, ma comunque il gioco era molto bello e ci giocavo. Quindi sì, diciamo, mi piacciono un po' le cose un pochino più particolari, sì. Blocus è un ottimo gioco, Amazons, sì, ce ne sono veramente tanti. La bella cosa dei giochi astratti per me è la varietà. Sì. Ne hai citati già vari, quindi faremo modo di includerli tutti l'anno prossimo. Tutti quelli, Certo. anche quelli che non ci sono già. Hive chiaramente è un ottimo gioco, ma evito di menzionarlo perché. Ci sono già grandi esperti del gioco mentre io sono uno spingi insetti. Io faccio il contrario, mi focalizzo su un gioco, gli altri faccio finta di sapere le regole e basta. Frasco, vuoi passare alla prossima domanda? Qual è la prossima domanda? Aspetta, la prossima domanda è... La risposta è 42. No, vabbè, in generale, se ti sta piacendo l'evento e se ci sono stati dei match particolari agguerriti di cui vuoi raccontare qualcosa, qualche curiosità. Moltissimo come Aspetta che... No, non ti aspetta. sentiamo. Sì, senti molto basso ora. Si è mangiato il microfono. Mi sono Riprova. mangiato il microfono. Mi sentite adesso? Sì, Ora adesso sì, sì, ora ora sì. sì. Mi sentite adesso? Sì, no, dicevo, l'evento mi piace veramente moltissimo. È chiaramente esattamente il tipo di evento che diciamo più adatto alla mia passione, diciamo, a come vedo io il mondo dei giochi astratti, quindi diciamo un numero più alto Non possiamo. possibile di diversi giochi. E vogliamo aumentarlo. Spoiler. Sì, questa era una delle mie proposte, visto che ogni volta, cioè, qualche volta domandavate qualche proposta, ho detto, ma perché non alzare a 6 diversi giochi per turno? Ma comunque, diciamo, match particolari, sì, beh, c'è stato quello come che penso ha già raccontato Andres, che è andato abbastanza bene perché lui non si era potuto preparare, quindi l'ho colto un po' di sorpresa su Ponte del Diavolo. E poi il match che ho perso contro Natasha Reagan è anche stato molto, molto interessante perché diciamo che giocando a Go, uno dei giochi era Gonnect, che chiaramente per un goista ci sono alcuni vantaggi perché quindi
Ma ho scoperto solo dopo aver giocato che anche Natasha Reagan è una buona agonista, molto probabilmente più forte di me. E quindi continuavo a dire: beh, però ottima questa mossa per una principiante, ottima questa mossa. Poi ho scoperto che in realtà non era una principiante. Ma... E poi Amazon, appunto, che è uno dei miei giochi preferiti, dove abbiamo fatto, secondo me, una partita di un buon livello, che ho perso, diciamo, di 5 punti verso il finale, quindi una bella partita combattuta. E poi appunto la Dama Frisone che abbiamo appena citato, che è molto entusiasmante. E se vi piace la Dama Quella hai vinto tu, Frisone, però. però quella l'ho vinta io, se, Vabbè, diciamo che ci mancherebbe. almeno a Dama. E poi l'ultima è stata una partita di Alma, di cui chiaramente sapevo le regole, ma in realtà non avevo mai giocato ad Alma uno contro uno. Ho giocato chiaramente a Dama cinese, ma non ad Alma. E penso che nessuno dei due sapesse cosa stavamo facendo. Abbiamo giocato in maniera Un semi-randomica, po' di caos. un caos totale. Tra l'altro, la situazione era abbastanza. Secondo me ero in vantaggio. Poi chiaramente il tempo è stato tiranno. Ma una partita interessante di un gioco che a priori non avrei considerato, diciamo, tra i miei preferiti. Quindi ottimo, ottimo, ottimo torneo. Ah, e anche il match con la Germania è stato interessante. Stavo vincendo a Blooms, dopodiché ho fatto una di quelle cose che in inglese penso si chiami blunder, in italiano penso ci si riferisca Errora. a una cappella. Adesso. Ma è stato un match molto interessante anche quello ho perso 3-1. Ma... Contro Comunque, chi? diciamo, in generale, contro Bern Bern. Radmacher, penso che sia Radmacher. Sì. Il capitano anche quello croato. molto interessante. Tutte partite molto, molto vicine. Anche Paminondas ho perso, diciamo, di un soffio, diciamo. Quindi è stato un bel match. Poteva finire 3-1 per me come 3-1 per lui, quindi è stato un bel match. Non è, diciamo, vincere o perdere, ok, ma l'importante è che, diciamo, le partite siano abbastanza bilanciate. E in quel caso tutte e quattro le partite sono state relativamente bilanciate. Sì. Ok. Il fatto che poi ogni turno ci siano giochi diversi aiuta un po', bilancia un po' naturalmente, Rispetto alla proposta dei sei giochi, ne stavamo parlando con Frasco, ho avuto un'idea, gli ho proposto e ne stiamo discutendo. Pensavamo di mettere sei giochi e poi ogni giocatore ne scarta uno, oppure sei giochi e ogni giocatore ne sceglie due. Sì. Questa Vorremmo più una potrebbe buona essere una. varietà. E poi magari Perché abbiamo la far possibilità fare di sei partite farne sarebbe troppo. Direi che due. già quattro siamo un po' al limite, quindi. Sì. Ok. E niente, poi magari l'ultima domanda è proprio sul formato del torneo. Se, diciamo, cosa ti piace, cosa non ti piace, cosa ti sembra Ora che interessante. parliamo No, di Amazon. mi piace che sia, diciamo, in tempo reale, quindi non postale, perché ci sono chiaramente molti tornei che si giocano in maniera postale, ma io preferisco il tempo reale. Chiaramente quello che veramente preferirei sarebbe over the board, quindi diciamo dal vivo in italiano. Dal vivo, però chiaramente è difficile radunare questo gruppo di persone da tutte le parti del mondo, quindi internet fornisce questa possibilità di avere incontri con altri appassionati ai quattro angoli del globo. Quindi sì, sicuramente questo è quello che mi piace. Cosa da migliorare? Non so, le tempistiche forse vanno un pochino più, diciamo, irreggimentate, nel senso che molti giocatori sono un po'. Me compreso, sono un po' Ti abbiamo perso di nuovo l'audio. Si è censurato. restii a programmare, Infatti. e quindi si trovano poi all'ultimo giorno a dover giocare. Ma Quindi magari dai forse fiordi della Norvegia, tra un campeggio e l'altro, cercando internet, per fare degli esempi casuali, no? ma quindi suggerirei, diciamo, di avere tipo un game day
tipo a metà del periodo, quindi un giorno designato, così che diciamo tendenzialmente si gioca quel giorno lì, poi chiaramente le persone possono mettersi d'accordo per un'altra data, un altro orario, ma se non c'è un accordo c'è una specie di opzione di default Predefinita, sì. In predefinita. effetti sì, Quindi sì, magari non per questo è un forza un suggerimento, orario, però per una giornata ci sta. grazie per aver organizzato il torneo, veramente una cosa che è apprezzata. Beh, Grazie. tra l'altro la parte Grazie. tecnica dei punteggi, eccetera, è fatta da Maurizio al 99%. Esatto. Quindi... Vabbè, questo era un segreto perché c'è un bug nell'algoritmo che mi aggiunge punti senza... Non lo scoprirà nessuno, solo Ormai l'italofono. abbiamo scoperto gli altarini. E nonostante tutto, l'Italia non è neanche tra i primi 3-4 ancora, quindi... Sì, no, no, Esatto. stiamo facendo abbastanza male. Stiamo facendo abbastanza male. Vabbè. Parzialmente sì, io ho fatto dei brutti risultati e siamo stati un po' sfortunati in alcuni match. Con l'Estonia abbiamo perso di un punto, di una partita in un match. Però, appunto, come dicevo, andrà meglio l'anno prossimo. Ho messo Arima. Bisogna assolutamente aggiungere Ma Arima sai che alla lista dei non giochi. lo so perché. Bisognava fare una cernita. C'è sempre qualcuno che si lamenta di Sì, qualche infatti. gioco, L'anno ovviamente. prossimo lo aggiungiamo. Se mettiamo 6 per turno, lo aggiungiamo. Ok. Va bene. Ok, allora Maurizio, grazie per essere stato con noi, grazie di partecipare al Mocialunt. Buona fortuna e Forza Italia! Bocca al No, io lupo non posso, dalle. sono organizzatore, quindi no. Ma l'anno prossimo Ma giochiamo. l'anno prossimo dovete giocare perché, per esempio, Ethan gioca durante l'MSO, quindi, e Vero, è vero. se non sbaglio a Praga. Come si chiama l'organizzatore? Adesso mi sfugge il È David Cotin. David Cotin gioca, se non sbaglio, anche a Praga, quindi non avete scuse. Ma sì, tanto voglio Dai, dire. se sarà necessario, giocheremo anche quest'anno, magari, vedremo. Ah, vero, siamo ancora in tempo, esatto. All'ultimo turno. Così, che c'è l'ultimo turno? Non mi ricordo. Vabbè, qualcosa giocherò. Esatto. Va bene. Ok, Ciao, Mo. grazie ancora, Maurizio. Buonanotte. Grazie a voi. Io inizio a registrare così facciamo pure i bloopers, che non so come si dice in italiano. Non so cosa sia. Gli errori Ragazzi, parlate italiani. italiano perché vi correggo durante l'intervista, eh? Cioè. Cominciamo bene. Gli errori, quelli che si mettono alla fine dei film, no?